Caso Consip, 5 a giudizio, tra loro l'ex ministro Luca Lotti per favoreggiamento e l'ex comandante generale dei Carabinieri del 7 per rivelazione del segreto d'ufficio. Sono 5 le persone rinviate a giudizio, tra loro l'ex ministro Luca Lotti per favoreggiamento e l'ex comandante generale dei Carabinieri Tullio del 7 per rivelazione del segreto d'ufficio. Alessia Gizzi. Le porte del tribunale si apriranno per tutti rinviati a giudizio il 15 gennaio. Il giudice per l'udienza preliminare Clementina Forleo ha stabilito che verranno processati per favoreggiamento l'ex ministro dello sport Luca Lotti, l'ex comandante dell'arma dei Carabinieri Tullio del 7 e il generale Emanuele Saltalamacchia, oltre all'allora presidente di Publiacqua Vannoni e a Carlo Russo, imprenditore di Scandicci. La vicenda inizia nel 2016, quando il braccio destro di Renzi, Luca Lotti, viene indagato nell'ambito di un'inchiesta su un presunto caso di corruzione che coinvolge i vertici della Consip. Secondo chi indaga, Lotti, assieme ad alcuni uomini delle forze dell'ordine, avrebbe rivelato al capo della centrale acquisti della pubblica amministrazione l'esistenza di un'indagine in corso a suo carico, circostanza sempre negata dall'ex ministro che dopo il rinvio a giudizio dice «dimostrerò la mia innocenza». La procura ricorrerà invece contro la decisione del giudice di prosciogliere gli uomini del NOE Giampaolo Scafarto e Alessandro Sessa, indagati a vario titolo per rivelazione di segreto, falso e depistaggio, mentre sulla richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi, anche lui indagato per traffico di influenze nello stesso fascicolo, il giudice si pronuncerà il prossimo 14 ottobre.